Al Begato 9 si affrontano il Campo Morone di Mister Pirovano e Little Club dei Mister Alfano e di Somma. Da un lato i padroni di casa cercano punti importantissimi in chiave salvezza, dall'altro i rossoblù vedono i playoff distanti solamente un punto. Il primo tempo comincia sotto il segno del Campo Morone, che cerca di costruire gioco e costringe il Little a giocare di ripartenza. Al sesto è Gattulli a provarci di testa su calcio d'angolo, ma il pallone termina alto. Non termina alto invece il colpo di testa di Capitan Cappellano, 7 minuti più tardi, sempre su calcio d'angolo. Rete quindi del leader della difesa bianco-blu e Campomorone in vantaggio. Rivediamo il replay. I padroni di casa continuano a spingere. Al 17esimo Curabba calcia di collo esterno dalla tre quarti, ma il pallone termina a lato. L'ultima occasione del primo tempo capita invece tra i piedi di Galluccio, sempre da fuori area, sempre di collo esterno, ma il pallone termina di poco alla sinistra di Corallo. Nel secondo tempo arriva il primo squillo del Little con questa conclusione di Raiola, con il pallone che però non impensierisce Canciani. Passano 7 minuti e Trabacca, servito splendidamente in area, sfiora il raddoppio, ma la sua esultanza viene strozzata dal legno che gli nega la gioia del gol. Gol sbagliato, gol subito. Al 65esimo è Corallo a trafiggere Canciani con un gran inserimento dalla destra dell'area. Piattona tu per tu con il portiere, 1-1 per i rossoblù. Rivediamo il replay. Un pari però che dura solamente 4 minuti. Al 69esimo è infatti il neo entrato Minardi a inventarsi questa traiettoria su calcio di punizione, su cui Corallo non può nulla. Rete splendida che regala così il 2-1 al Campomorone. Rivediamo le immagini. 10 giri di lancette più tardi, proteste per il Litter per questa rete annullata a Rusconi per posizione di fuorigioco. Il risultato rimane dunque sul 2-1. Ancora proteste all'81esimo per questo presunto contatto tra Gattulli e Raiola, ma il signor Traverso lascia proseguire. Le ultime due occasioni sono di marca rossoblù. Prima un colpo di testa su calcio d'angolo respinto da un attento Canciani al 91esimo. Poi al 93esimo la conclusione di collo pieno da parte di Rusconi, che però termina alta. Questa è l'ultima azione della sfida. Gioco partita incontro al Campomorone.